Buongiorno amici, siamo nella pizzeria Diametro 33, dove oggi il sottoscritto Stefano FCS si sfiderà in una food challenge contro Paki Eats. Sarà una gara di 5 pizze belle corpose, con una sorpresa alla fine. Tra me e Paki, chi arriverà prima al traguardo, lo scoprirete solo vedendo il video. Andiamo! Ti presento Peppe Uiano della pizzeria Diametro 33. Peppe, buonasera, Cesare. Buongiorno a tutti. Queste cose. Stiamo pensando già a domani. Questo è un prefermento, un preimpasto, le parole povere, per domani. Cioè domani, almeno 7-8 ore prima, lo rilavoriamo nell'impastatrice aggiungendo il resto degli ingredienti con l'acqua e otteniamo la Diametro 33. Che idratazione ha la tua pizza? No, allora, la nostra pizza oscilla tra il 68 e il 70% in base al lavoro che abbiamo giornalmente. Benissimo, senti, ma tra poco noi faremo la challenge, ci delizierai con le tue pizze speciali. Siamo carichi. E siamo qui dove tra poco ci sarà la gara, terreno la battaglia. Abbiamo Peppe vicino. Peppe, ti voglio chiedere che pizze ci farai gustare questa sera. Ragazzi, oggi iniziamo con la classica margherita con il pomodoro, la fiammante, fior di latte granilat, può seguire basilico, formaggio grattugiato e olio Bucci, tenuta Bucci pugliese. Può seguire con la pizza ventaglio con la figliatina di bufala. Come terza pizza abbiamo la zuccotta, una vellutata di zucca con la zucca grigliata. Abbiamo la brola di granilat e con la salsiccia sbriciolata napoletana. Può seguire con lo sfilatino, ragazzi, lo sfilatino, poi li ammazziamo definitivamente. Posso dire, lo sfilatino è la mia pizza preferita. Quindi, Peppe, ma di queste pizze ci sarà anche una componente vegetariana per me, essendo assolutamente sì, che come sapete sono vegetariano. E l'ultima? E poi nel finale li ammazziamo, ma sarà una sorpresa, ragazzi, ci dovremo una seconda. E benvenuti amici miei a Paki Eats, siamo qui per un'altra insana e folle food challenge. Ed eccoci qui, forse non vi ho presentato, il mio amico Stefano che organizza il tutto, quindi vai. Sì, innanzitutto la cosa più importante è che siamo qui, cercheremo di smantellare questa challenge e ringraziamo ovviamente la pizzeria Diametro 33 di Fratelli Uiano che ci ha onorato e ci dà l'opportunità di fare questa sfida, che ovviamente sarà una sfida buona, una sfida giusta. Tante pizze. Una guerra all'ultimo posto. Allora, abbiamo due margherite, impasto mulino scoperturo, pomodoro alla fiammante e fior di latte di Agerola della ditta Granilat. Olio biologico dell'azienda agricola Ettore Bucci. Un altro passiamo a Stefano. Buon appetito. Grazie. Partiamo Ste. Primer. Il timer tu? Ce l'ha meno, mi credo. Timer di iniziamo? Via. Ma a modo mio? No, non devo tagliare. Io è la mia forma bellissima, quella di mangiare con le posate. Però guarda, sono un divoratore anche con le posate. Assolutamente. Preferisco le mani, però.
fosse solo l'inizio, ma anche le pizze di Peppe sono esagerate. La margherita è la classica pizza che si mangia a Napoli, la margherita. In realtà Peppe ha delle specialità in serbo che veramente sono spaventose. Sono degli altri livelli, già lo stiamo vedendo. Coraggio a Peppe per la grigoria. Hai mangiato un gazzero? Sì, assolutamente sì. Ma quanto è passato? Oh, 3 minuti. Non farmi nuovo una margherita, sono dei dilettanti, guarda. Prego. Pizza lentaglio. Allora, la pizza lentaglio è un'invenzione di Giuseppe Iuliano. Praticamente la particolarità è che all'interno c'è la figatina di bufala con salumi e pomodorini come siete e sopra c'è una crosta di formaggio. Wow. Che è la particolarità della... Ma più o meno quanto pesa questo? È parecchio, perché la figatina pure è abbastanza grande, pesa quasi 300 grammi solo la figatina. Solo la figatina. Questa come sta, sembra quasi mezzo litro. Sì, ragazzi, sì, facciamo vedere. Allora, io ho una variante vegetariana, perché non l'ho detto, ma sono vegetariano, sono un lavoratore vegetariano. Sono spiegato che devo arrivare.
latte vegetariano. Una c'è crema di zucca, salsiccia, provola, poi ci sono le fettine di zucca grigliate e all'uscita si mette la stracciata di bufala. Okay. Grazie. Buon appetito. Fantastica, fantastica, stracciata, meravigliosa. Chita già, me ne sono guardato. Grande. Meglio della pizza di Peppe, ovviamente. Talmente leggera che... Il pizzaiolo volete fare 3 più la pizza extra? Cioè 3. Pochissimo. Cioè, secondo me dobbiamo aumentarne di una. E fare 5 più la pizza extra, perché qua la fame è tanta. Intanto paghi 22 minuti. Per ora non è che ci abbiamo messo tanto, sei pure abbastanza pesante, non è che ci abbiamo messo tanto. La metà alla seconda, la metà io era tanta roba. Sì, la metà io. Allora, se mi trovate qua, venite per a mangiare perché la metà io è la fine del mondo, non è eccezionale. Poi, non ti nascondo che la pizza che sta per arrivare è la mia preferita. Quindi, qual è? La Ostia Crunch. Non sta per arrivare. Ma è vegetariana. Per me è vegetariana, per te ci sarà la carne. Allora, questo è lo sfilatino. Wow. Qual è quello vegetariano? Questo. Eccolo qua, signori. Allora, base di ricotta e fior di latte, verdure miste di stagione, pomodoro fresco, salame Napoli o a scelta anche senza salame, quindi vegetariano. Okay. Ci mettiamo un vinino d'olio. Che questo qui è tipo come il calzone imbottito, assorbe parecchio olio. Uscirà? È morto nella bacina, va? Tranquillo. We'll be right back.
Fabrizio. Allora, la pizzeria si trova Piazza Sant'Efano Vecchio a Napoli. Si chiama, sì, 10 minuti esatto, io ti sono venuto a prendere e subito siamo arrivati. E si chiama la pizzeria ovviamente Diametro 33. Perché Diametro 33? Poi lo chiediamo proprio a Peppe dopo. Ok. Perché le pizze sono tutte in 33 centimetri. Okay. Perché la pizza deve essere 33 centimetri. Okay. E lui la riesce a fare sempre perfetta. Ovviamente la riformatisce la prima cosa che si può fare. Questi sono i piscitieri 33. Madonna. Praticamente è una pizza fritta divisa, all'interno ci sta la crema di pistacchio, la Nutella, e poi all'uscita si fa la coreografia con la granella di pistacchi e la Nutella. Grazie. Ciao amici, alla prossima. Alla prossima.